La giornata ad Assisi di Papa Francesco è iniziata e si è conclusa con un abbraccio di pace tra fratelli, arrivato poco dopo le 11 nella città del Poverello per la giornata mondiale di preghiera per la pace, momento conclusivo dell'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio con la famiglia francescana di Assisi e la diocesi umbra. Il Papa ha abbracciato subito con affetto il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, il patriarca siro ortodosso di Antiochia Afrem II, il vicepresidente dell'università Al-Azhar, cuore dell'Islam sunnita Schumann, il rabbino capo di Roma Di Segni e l'arcivescovo di Canterbury Welby. Poi, accompagnato nel sacro convento dal custode padre Gambetti, il pontefice si è spostato nel chiostro di Sisto IV e qui, come fece San Giovanni Paolo II 30 anni fa, nella prima storica giornata di preghiera delle religioni per la pace convocata ad Assisi, ha salutato 200 dei 500 rappresentanti delle chiese e religioni mondiali protagonisti dell'incontro. Tra loro anche 25 rifugiati, molti dei quali arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio. Nel pomeriggio, dalle 16, i rappresentanti delle religioni si sono raccolti per pregare per la pace in diversi luoghi della città di San Francesco. I cristiani nella Basilica Inferiore, sopra la tomba del Poverello, i musulmani nella cappella di Frate Elia del Sacro Convento e nel chiostro dei morti gli ebrei. E poi in altri luoghi buddisti e shintoisti, le religioni indiane con jainisti, zoroastriani, sikh e induisti e infine i taoisti. La preghiera ecumenica dei cristiani è stata introdotta dalle meditazioni dell'arcivescovo di Canterbury Welby e di Bartolomeo I, che hanno sottolineato la necessità di una testimonianza di comunione dei cristiani anche e soprattutto nella solidarietà verso i senza speranza. Di fronte a Cristo crocifisso, ha ribadito Francesco nel suo intervento, noi cristiani siamo chiamati a contemplare il mistero dell'amore non amato e a riversare misericordia sul mondo. Sulla croce, albero di vita, il male è stato trasformato in bene. Anche noi, discepoli del crocifisso, siamo chiamati a essere alberi di vita che assorbono l'inquinamento dell'indifferenza e restituiscono al mondo l'ossigeno dell'amore. Dal fianco di Cristo in croce uscì acqua, simbolo dello Spirito che dà la vita. Così da noi, Suoi fedeli, esca compassione per tutti gli assettati di oggi. Tante divisioni del passato sono state, grazie a Dio, superate. Oggi quello che ci unisce è uno sguardo nuovo sulle periferie del mondo, sulle situazioni di povertà. Quello che noi possiamo fare insieme, un esempio, Sant'Egidio, Movimento Cattolico e le comunità protestanti in Italia che si mettono insieme per l'accoglienza ai rifugiati e creano i corridoi umanitari. Ecco, i poveri ci uniscono perché noi ascoltiamo i poveri e loro ci chiedono delle risposte. La loro sete di pace è talmente forte che questa sete ci unisce più di quello che noi pensiamo. Noi cristiani dobbiamo dissetare il Signore che sulla croce dice «ho sete» con il nostro amore compassionevole, chinandoci uniti sulle miserie di chi implora pace, ha concluso il Pontefice. Al termine della preghiera, l'invocazione di pace per tutti i paesi in guerra e i focolai di tensione, dalla Siria alle due Coree, dall'Afghanistan al Congo. Per ciascuno è stata accesa una candela. Accompagnato da alcuni leader religiosi, il Papa ha raggiunto il palco in piazza San Francesco per la cerimonia conclusiva. Tra gli interventi e le testimonianze che hanno preceduto il discorso di Francesco, quella del musulmano Syamsuddin, presidente del Consiglio degli Ulema indonesiani. Io credo che l'Indonesia, con il suo più alto rappresentante, sono più di 4 milioni e mezzo di islamici rappresentati oggi su questo palco, ed era un rappresentante, poi c'erano 26 delegazioni, ha avuto il coraggio di dire che nell'Islam c'è un problema, ed è il problema delle giovani generazioni che strumentalizzano con la fede per la violenza. E detto qui ad Assisi, io credo sia un grande monito per l'Islam, ma anche una grande responsabilità. When I said that this is a challenge for Muslims, it's a real challenge because si tratta di una sfida per i musulmani, una vera e propria sfida, perché gli estremisti stanno danneggiando, snaturando e sfigurando l'Islam. We Muslims have the duty
Noi musulmani abbiamo dunque il dovere di difendere la nostra religione e di far vedere che si tratta di una fede di pace, di un credo in armonia con altre religioni abramitiche e soprattutto con il cristianesimo e l'ebraismo. Si tratta pertanto proprio di un dovere. We cannot just say that we refuse what extremists are doing. Non possiamo semplicemente dire che rifiutiamo quanto stanno facendo gli estremisti e rigettiamo i misfatti dei terroristi. Dobbiamo dimostrare che rispetto alla nostra dottrina religiosa, l'estremismo, la violenza e il terrore non fanno parte del nostro credo. Non possiamo soltanto dire che ciò non incarna l'Islam e che l'Islam è innocente rispetto a quanto fanno, ma dobbiamo provare a noi stessi, a vari livelli e anche alla comunità internazionale, cos'è veramente l'Islam. Così facendo potremo tagliare la testa di questo serpente e non tanto la coda. Noi non abbiamo armi, ha detto Papa Francesco nel suo applaudito discorso. Crediamo però nella forza mite ed umile della preghiera e dobbiamo superare insieme le chiusure per affrontare la grande malattia del nostro tempo, l'indifferenza. È un virus che paralizza, rende inerti e insensibili, un morbo che intacca il centro stesso della religiosità, ingenerando un nuovo tristissimo paganesimo, cioè il paganesimo dell'indifferenza. Non possiamo restare indifferenti. Oggi il mondo ha un ardente sete di pace. In molti paesi si soffre per guerre, spesso dimenticate, ma sempre causa di sofferenza e povertà. Questo è il primo passo, questo scatto contro l'indifferenza, questo schiaffo che dobbiamo dare a quella globalizzazione dell'indifferenza che un certo mondo ci vuole imporre. E da lì i primi passi poi vengono spontanei, rinnovare la sobrietà dei percorsi di vita che vanno verso gli altri, verso la cura del creato, verso la pace. La logica di servizio, questo pervadere del servizio, tutte le nostre azioni, è vincente, è la carta vincente per risolvere i conflitti nelle famiglie, nelle società, nelle comunità, nelle nazioni e anche oltre. Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non la guerra. Dalla preghiera agli uni contro gli altri, come purtroppo è accaduto nella storia, uomini e donne di diverse tradizioni religiose, ha proseguito Francesco, oggi credono in un mondo fraterno dove riunirsi e creare concordia, specie dove ci sono conflitti. Perché il nostro futuro è vivere insieme, liberandosi dai fardelli del fondamentalismo e dell'odio. I credenti siano artigiani di pace, i capi religiosi si rivolgano ai leader delle nazioni. Perché non si stanchino di cercare e promuovere vie di pace, guardando al di là degli interessi di parte e del momento. Non rimangano inascoltati l'appello di Dio alle coscienze. Il grido di pace dei poveri e le buone attese delle giovani generazioni. Quello che qui è avvenuto in senso soprattutto spirituale e culturale deve poi tradursi in politica della pace, in politica della fraternità. E in un tempo in cui la politica è in affanno, credo che questa spinta che è venuta oggi da un impegno così corale, così entusiasta, possa essere anche una marcia in più, possa essere un valore aggiunto. A questo guarda, quando guarda un po' quella grande autorità politica mondiale che lui cita nella Laudato Si, un organo superiore che difenda la vita come primo valore, la vita in tutte le sue forme, da quella che non ha mai avuto voce dei bambini non nati, alla vita che muore in un barcone, alla vita che muore di fame in paesi che soffrono perché altri li depredano. Per vincere quella grande inequità globale che sta portando a tutto questo c'è bisogno
che gli stati si mettano insieme anche superando le autorità nazionali per andare oltre, guardare oltre con una direzione, la vita in tutte le sue forme. Nella calda e luminosa sera di Assisi è stato infine letto l'appello per la pace consegnato dai capi religiosi e ai bambini e da questi ai rappresentanti delle nazioni. Nel testo firmato dai leader, Papa Francesco in testa, dopo aver acceso i candelabri, si ricorda che la guerra in nome della religione diventa una guerra alla religione stessa e che nulla è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera, anche prevenire conflitti con la collaborazione. Solo così il mondo globalizzato potrà diventare una famiglia di popoli. La suggestiva luce del tramonto sulla città di San Francesco ha illuminato anche l'abbraccio finale di pace, dal quale lo spirito di Assisi è ripartito per il mondo.